Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Temperature ben oltre la media di stagione, per qualche pioggia bisognerà aspettare domenica 7 e lunedì 8 febbraio e livelli di inquinamento preoccupanti. Per questo l'amministrazione De Paoli, in maniera autonoma data la mancata intesa a livello regionale, ha scelto di bloccare nuovamente il traffico. Il divieto di circolazione sarà attivo domenica 7 e domenica 28 febbraio, in concomitanza, per quanto riguarda l'ultima domenica del mese, con la piantumazione dell'area di via Flarer. Da giovedì 4 febbraio blocco dei mezzi per trasporto persone di categoria Euro 3 diesel, una serie di decisioni necessarie per una città che nel rapporto malaria 2015 di Legambiente è risultata essere la seconda città più inquinata del 2015 dopo Frosinone. E mentre le vetture GPL metano potrebbero dare un contributo all'aria delle nostre città, le vendite calano a picco. A dicembre 2015 i veicoli a benzina hanno registrato un incremento del 18%, mentre per GPL metano si registra un calo rispettivamente del 20,8% e del 31,8%. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.